Ciao carissimi e bentornati ad un nuovo tutorial su come realizzare Tutos. Questa volta vi faccio vedere come fare questa pallina antistress, una pallina antistress molto natalizia con lana glitter. Sembra un po' come il filo argentato. Di cosa avete bisogno e come funziona lo vedete ora. Per fare questa pallina uso questa lana glitter. Se non avete in casa una lana del genere non è assolutamente un problema, potete usare glitter normale o anche filo argentato. Ritaglio qualche pezzetto della lana, ho qui inoltre il glib per la pallina antistress e un palloncino piccolo trasparente. Poi una bottiglietta di credo sia mezzo litro, ho già messo un po' d'acqua dove poi aggiungerò il glib. Ma inizio a mettere i pezzetti di lana glitter. Si vede bene come si abbassano. Ritaglio un pezzetto più lungo per poi ritagliarlo. Potete mettere quanto ne volete. Ecco, è già abbastanza pieno qui dentro. Ora aggiungo il glib, è la variante che poi si colora di fucsia. Ecco, i glib affonda piano piano. Qui sotto abbiamo la lana glitter. Mescoliamo. Gonfio il palloncino. Ho girato un po' il palloncino per non far uscire l'aria. E ora mettiamo il contenuto della bottiglia nel palloncino. E faccio scivolare il glib nel palloncino. Ah, vedo che è diventato molto denso il glib. Forse ne ho messo troppo, tolgo il palloncino e aggiungo un po' d'acqua e userò il palloncino più grande e lo gonfio. Ecco qua, giro una, due volte. Tutto nel palloncino, la bottiglietta è vuota, ora tolgo il palloncino dalla bottiglietta e faccio uscire tutta l'aria. Chiudo con un nodo. E si vedono benissimo i fili di lana glitter, molto bello! Il glitter è distribuito uniformemente e si può spostare da un lato all'altro. Mi piace questo effetto. E anche la consistenza del glib è proprio giusta, perfetta per schiacciarlo. Spero vi piaccia questa pallina glitter antistress quanto piace a me. Se vi piace lasciatemi un like e forse
avete voglia di iscrivervi al nostro canale, dove troverete molti altri tutorials fai da te. Noi ci vediamo la prossima volta. Ciao!